Le cooperative sociali, insieme a altre organizzazioni del terzo settore, sono fra le realtà che possono essere destinatarie della gestione di beni sequestrati alle criminalità organizzate e alle mafie. Una buona gestione di questi beni è lo strumento migliore per restituire alle comunità locali questi beni e costruire un capitale sociale positivo che si sostituisca alle reti relazionali distorsive che invece costituiscono la base su cui crescono le criminalità organizzate. Da questo punto di vista, la cooperazione sociale, per quanto ancora una realtà piccola nella gestione di questi beni, ha un grande potenziale e crediamo possa contribuire efficacemente alla diffusione della cultura della legalità, della libertà e del protagonismo dei cittadini.